gli chiesi, ma Marco perché lo fai? Ma sai, Tacchetti potrei, io che poi ho giocato pallone, mi potrebbero dar fastidio. Di lì si è stretta questa amicizia che non abbiamo mai potuto coltivare più di tanto, perché ambedue eravamo in due settori paralleli, però aveva questo gusto all'osservazione incredibile, dovevi convincerlo, aveva una sua visione della vita molto più completa di quello che si poteva immaginare rispetto a uno sportivo, e aveva un senso della giustizia che era evidente, e lo ha fatto fino in fondo anche quando le sue vicende non erano più così gloriose. Chiedo al papà, chiedo a lei, allora lei sa che nel ciclismo ogni tanto si parlava della bomba, sì. Cioè si prendeva bomba, e sì. Poi si prendeva delle cotte tremende, sì. Sì, delle sì. Cotte, io mi ricordo anche una, anche Gimondi al Tour de France ha preso una cotta qui de Don tremenda con 6 minuti di stacco, e si prendevano delle cotte e si parlava di bombe. Lei è uno storico anche del ciclismo, cos'erano le bombe allora? Rifacendomi alla domanda provocatoria che faceva lì, cosa ti dà da mangiare il tuo papà? Ma quello era a livello, aveva allora 17 anni e quindi no, visto e considerato che molti fanno subito della dietrologia e pensano chissà che cosa, a quell'epoca certe sostanze tanto conosciute oggi non c'erano, quindi a scanso di equivoci questo. Cos'era la bomba? La bomba era un insieme di anfetamine, di stimolanti che avevano il potere solo di alzare la soglia del dolore, ma non ti facevano andare più forte. Tant'è che Coppi, a domanda di un bambino, rivolta a una delle prime classiche grandi trasmissioni televisive degli anni 50, il bambino chiese, ma che cos'è la bomba? E lui rispose, è la gamba di scorta o la ruota di scorta del campione. E a domanda successiva, ma la bomba la prendono, chi la prende? Lei la prende? Sì, la prendo anch'io come la prendono tutti. Ma allora, sì, però io arrivo mezz'ora prima degli altri. Allora, per esempio, altro aspetto, la bomba era la classica simpomina. Un giorno l'amico Sergio Zavoli mi disse, ma Maurizio, tu sei di un'altra generazione, però, guarda, te lo dico francamente, ma chi di noi non ha mai preso una simpomina prima di un esame universitario? Cioè era una parte della cultura italiana che ci passava sotto il naso e che non abbiamo mai considerato. La bomba era, chiamiamolo il doping di allora, ma era una dolce eucessina rispetto a quello che ci può essere oggi e quello che ci potrà essere domani, soprattutto perché si è parlato di genetico ed è il giornale di Dall'Era è stato il primo giornale a parlarne e sarà il futuro probabilmente. Torno al papà, dopo vi faccio... Perché si è avuto l'impressione che Pantani aveva esaltato, resta dentro, io credo che tanta di questa gente qui abbia tifato per Pantani e abbia avuto le maggiori soddisfazioni nel vederlo partire in salita. Sinceramente per i tifosi era una soddisfazione vederlo partire, era, tutta l'attesa era lì, parte non parte, tutti, quindi la soddisfazione l'abbiamo avuto. Cosa è successo? Perché a un certo punto è sembrato che lo stromettessero, vabbè, Madonna di Campiglio, ho capito, ma poi non si è più ripreso, non è, cosa è successo? Cosa le diceva? Allora, io credo che la storia l'hanno seguita tutti dall'inizio di Madonna di Campiglio, credo che sia stata la morte di Marco, perché Marco non aveva bisogno di porcherie per vincere. Lui a 14 anni in salita ha sempre staccato tutti, le sue vittorie in salita ha incominciato a vincere proprio in salita, quando ha incominciato, e con più le salite erano dure e con più distaccava gli altri. Poi è arrivato il 99, Marco era diventato forse nel mondo l'uomo che fermava tutti, la gente davanti alle TV, dove tutti gli altri sport non li seguiva più nessuno. Marco era una persona che dava fastidio perché aveva portato il ciclismo a dei livelli di ascolto che non era mai successo nella storia. E i signori giornalisti lo sanno, perché l'85%
della gente si parlava davanti alla TV, chiudevano gli uffici, le banche, quell'orario se avevi bisogno di qualcuno non lo trovavi. Marco aveva fatto questo, forse nel 99 gli hanno fatto questo. Gli hanno fatto pagare, sì, non certo i giornalisti. Non certo i giornalisti. Perché dovevano goderci. No, non certo i giornalisti, ma i giornalisti hanno contribuito a distruggere l'uomo, la persona, perché per 5 anni l'hanno massacrato, l'hanno fatto apparire nel mondo il delinquente, quello che ha rubato nel suo sport fatto di sacrifici e di passione, dove lui ha sempre detto io non ho bisogno delle porcherie ma delle salite, dove lui era a favore di questi controlli perché sapeva benissimo che c'era questa cosa, ma non solo nel ciclismo ma in tutti gli sport, e lui l'ha anche dichiarato, l'ha detto a tutti i giornalisti, ha detto lo sport deve essere uguale per tutti, tutti gli atleti devono essere controllati come facciamo noi, non solo noi che ci vengono a controllare alle 4 di notte e a pertisire, deve essere per tutti uguali, calcio, Formula 1 e tutti gli altri, però questo non è stato fatto. Poi, se lei ha seguito la storia, dal 99, 7 procure, sa che cosa vuol dire 7 procure addosso a una persona e ogni 15-20 giorni che ti arrivano a casa carabinieri o il NAS o quello che l'altro, perché vogliono quello, vogliono quell'altro, si deve presentare a un processo e deve essere interrogato di quelli. L'uomo viene distrutto. Quante persone per molto meno hanno fatto delle cose, si sono tolte la vita, hanno fatto delle cose fuori di testa. Marco è caduto in questo errore, l'ha anche detto. Sì, io sono caduto in droghe, ma solo dopo questo, è quello che mi è successo. Cioè, dopo, direi. Dopo. E purtroppo questo è stato quello che l'ha portato alla distruzione, perché questo suo dolore che aveva dentro, qualcuno ha cercato di farglielo provare, togliere con queste porcherie. Allora, una cosa, lei, la tesi, sa che è uscito un libro di un giornalista francese che avanza l'ipotesi che si tratti perlomeno di superficialità nell'indagine sulla morte di Marco, e che addirittura ci potrebbe essere stato un omicidio e non che non si tratti di suicidio. Insomma. Anche qui ci sono tante cose scure. Apri. Piero, in ogni caso sarebbe stata overdose, poi dopo che ci siano molte ipotesi e punti oscuri sulla morte per la natura. Volevo capire come la pensava lui. Ma in effetti devo precisare che comunque non era suicidio. No, sì, capito, uno potrebbe anche. Ci sono autodistruzioni. Ci potevano essere tante valutazioni che non sono state fatte, poteva esserci qualcun altro in camera, come hanno trovato il cibo cinese e non gliel'hanno trovato in corpo e invece l'hanno trovato in un contenitore. Io volevo sapere la convinzione della famiglia, di lei e sua moglie. Noi siamo convinti, cioè noi conoscevamo il problema di Marco perché ultimamente appunto si era rifugiato in questa cosa, ma poi anche qui come sono state portate avanti le indagini eccetera, non sono state guardate telecamere, non sono state prese le impronte digitali nella camera per vedere se quello era entrato, sono tutte cose che... Prego. Volevo solo dire questo, che fuori classe Marco Pantani era un fuori classe, e non è che il doping l'ha portato a essere fuori classe, è nato fuori classe, vinceva col suo talento, con la sua intelligenza, col suo coraggio, poi è caduto in quell'errore che ha messo anche Pantani, ma non è che